Il buio della notte inghiottisce le urla delle vittime, mentre i mostri calpestano la propria umanità, divorando le anime degli innocenti. Il loro dolore viene dimenticato. Solo gli alberi che ne respirano la paura conoscono la verità. Cold cases, casi freddi, risolti e controversi, memorie ricordate solo da fascicoli incompleti e archiviati, misteri cupi, tristi, paurosi, nebbiosi. È questa la nostra missione: riscoprire e ricordare. Conoscere ed imparare, condividere il dolore e ricordare quei volti persi nell'oscurità. Ragazzi e ragazze, amici di ogni dove, sono così contento di poter finalmente presentare la nuova rubrica della radio Uninter, Il Risolto. Insieme esploreremo i casi più strani, più creepy e anche paranormali della storia del crimine. Affronteremo argomenti difficili sotto un'ottica informale, ma cercherò di essere il più preciso possibile, specialmente per rispetto delle vittime. E insomma, il mio desiderio è quello di interagire il più possibile con voi, stimolando la vostra curiosità e le vostre riflessioni. Ovviamente io non è che pretendo di risolvere questi casi irrisolti e insomma anche irrisolvibili, ma vorrei condividere con voi, in quanto oggetto anche del nostro percorso di studi, per chi come me studia criminologia. Vorrei condividere con voi questi misteri, questi punti interrogativi, cercando di esplorarli il più possibile, cercando anche di capire cosa è successo, perché è successo, come è successo e come le indagini sono rimaste, diciamo, appunto al freddo, il cold case, no? Gli archiviati e dimenticati e mai appunto risolti. Inizieremo a febbraio. E ragazzi, io veramente non vedo l'ora. Saranno 15 puntate ben mirate, organizzate a mo' di podcast. Infatti, la radio inizierà questo, si avventurerà nel mondo di Spotify, o almeno ci proveremo, e sono sicuro che sarà un'esperienza favolosa. Non vedo l'ora di poter iniziare questo nuovo viaggio con voi. E ragazzi, alla prossima, non vedo l'ora. Buon Natale, buone feste. E non perdetevi nessuna puntata. Ciao!